Ecco, autogol, reti, comunque vediamo come sono andate le cose. Andati, saremo più brevi, anche se non è stato un derby memorabile come quello di San Siro, questo di Roma è stato un bel derby. Diciamo subito che la Roma forse ha giocato una delle migliori partite qui all'Olimpico, ha peccato forse di ingenuità alla fine, prendendo quel gol a 2 minuti alla fine da Nicoli. A casa mia ho 2 ospiti, 2 giocatori che non hanno disputato il derby, ma sono allo stesso momento interessati, sono il giovane Giovanelli della Roma e Pighin della Lazio. A questo punto, prima di intervistarli, farei vedere subito questi gol, che penso che i telespettatori desiderino vedere i gol di questo derby Roma-Lazio. Prego pertanto di andare via con le immagini. La prima rete è un'autorete di Cordova, tra poco vedremo appunto le immagini dall'Olimpico, eccole. Batte Di Bartolomei e devia la palla a Cordova, rete Cacciatori, non può far nulla. E la Roma passa in vantaggio, siamo al 17° del primo tempo. Ecco, ora vedete, c'è un colpo di testa di Wilson che colpisce la traversa. Siamo sempre nel primo tempo. Ed ora un intervento di Cacciatori. Cacciatori, e questo sul tiro di Cordova. Cacciatori ha effettuato delle bellissime parate. Vedete ora un palo di Giordano che si è mosso bene, era il duello a distanza con Pruzzo, non hanno segnato i centravanti ma si sono mossi abbastanza bene. Ed ora la rete del pareggio della Lazio con Viola al secondo tempo. Ecco la rete del successo, tira di sinistro Vincenzino D'Amico, entra Nicoli e beffa appunto la Roma a 2 minuti dal termine. Esulta la curva nord, la curva occupata dai tifosi laziali. Una partita abbastanza corretta, solo sul finire è scaduta perché c'è stata un'espulsione incredibile, un po' un record penso, che è quella che l'arbitro Menicucci ha dovuto espellere il giovane terzino Ammoniaci, chiamato a sostituire Vincenzino D'Amico sul termine. Non era ancora entrato Ammoniaci in campo e Menicucci lo ha espulso, è un record perché non era nemmeno entrato in campo, ci sono stati dei battibecchi. Ecco, chiediamo appunto a Pighin, che è stato negli spogliatoi, anche so se non hai parlato, però avrai visto forse il caso, che ti è sembrato un po' un record, mi sembra, questo Ammoniaci che è un calmo, anche in allenamento, anche in partita. Sì, è un ragazzo abbastanza tranquillo, no? Evidentemente è successo qualche battibecco ancora prima che entrasse, fra lui, Boni e Rocca, e effettivamente non si è capito molto bene cosa sia successo. Nessuno si aspettava che... Si è visto solo un cartellino rosso e Ammoniaci che doveva uscire dal campo. Ecco, io ho detto nel resoconto che forse la Roma non meritava di perdere, un pareggio era giusto. Ma sì, effettivamente la Roma mi ha un po' sorpreso, dicevano che era tanto giù come condizione atletica, come gioco, e invece ha disputato secondo me un bel primo tempo, secondo tempo un po' meno, è venuta fuori un po' di più la Lazio. Però, ripeto, ha giocato e si è dimostrato superiore alle aspettative. Grazie, perché sentiamo Giovannelli, ecco tu fremevi, dice peccato, la Roma ha perso veramente questa partita in maniera incredibile. Appunto, la partita l'ha persa in modo incredibile, come ha detto lei, infatti dopo un bellissimo primo tempo, a mio avviso, nel secondo tempo è venuta fuori la Lazio e abbiamo incassato questi 2 gol un po', specialmente il secondo, un po' balordi, insomma. Comunque penso che il pareggio fosse più giusto. Grazie Giovanelli, grazie Pighin, a te.